ragazzi! Ciao! Ma lei chi è? Vi presento la mia nuova amica di scuola, si chiama Lisa! Ciao, piacere Dani, piacere Lisa! Cosa? Una nuova amica? Io sono Robby e sono il più forte, il più grande di tutti quanti i nostri amici! Ovviamente non è vero, Robby è fatto così, non ti preoccupare. Ehi Fede, dai! Volevo che almeno una persona pensasse che fossi quello coraggioso del gruppo, piacere Robby! Piacere Lisa! Che stretta di mano! Lo sai che mi sembri davvero simpaticissima, sono sicura che diventeremo grandi amiche! Devo chiederti una cosa, che ne pensi del mio nuovo mascara? È molto bello! Lo sapevo che ti sarebbe piaciuto, e invece di questo maglioncino l'ho comprato l'altro ieri! Ti sta benissimo, ti illumina gli occhi! Grazie! Senti, ma tu hai un bagno? È proprio di là! Grazie, torna subito! Vede? Questa tua nuova amica mi sta davvero simpatica! Lo sapevo che ti poteva piacere! Ti rendi conto, Dani? Quante nuove avventure potremo fare con una nuova amica! Finalmente un'amica simpatica, non come tutte le altre che ci presentano i nostri amici! Aspettate un secondo! Ma io ho detto a Lisa che il bagno era di là! Ma non l'ho accompagnata! Lei cosa ne può sapere di dove si trova il bagno? È stato davvero scortese da parte mia. Forse dovrei andare a controllare. Sì, Dani, vai. Almeno fai una buona impressione. Ma certo che mi doveva presentare proprio una persona così, eh? Tutta perfettina. Non li sopporto. Questo deve essere il diario segreto di quella Dani. Vediamo. Ora sì che mi diverto. Lisa! Lisa, dove sei? Scusami se sono stata maleducata, però adesso ti accompagno in bagno e ti do anche un asciugamano pulito. Lisa! Ah! Ma cos'è successo qui? Cosa sono questi guai a terra? Io mi devo essere persa, scusami, non sapevo dove fosse il bagno. Che cos'è stato? Lisa, sta bene? Oh no, non leggeteli per favore, questo fa parte del mio diario segreto! Ragazzi, leggete anche voi! Che c'è scritto qui? No, ti prego, Robby, non farlo! Caro diario, oggi sono andata a fare la cacca, ma era finita la carta igienica! E ho dovuto pulirmi con la maglia di Robby! Che schifo! Dani, ma come ti sei permessa con le mie maglie? Ok, le pulisci tu, ma voglio dire, perché con le mie maglie? E se fosse questa? Che puzza! Lisa, ma sei stata tu a strappare le pagine del mio diario segreto? No, io non farei mai una cosa del genere. Ma com'è possibile? C'eri soltanto tu in questa stanza. Chi avrebbe potuto fare una cosa del genere? Dani, dai, non accusare sempre le persone. E guarda, la finestra è aperta, quindi potrebbe essere che il vento l'ha aperta. Sì, e poi questi quaderni non sono molto resistenti. Magari, come è caduto, si sono rotto un po' di pagine. Esatto. Io comunque dovrei davvero andare in bagno. D'accordo, vai in bagno, io raccolgo le mie pagine di diario. Vieni Lisa, non ti preoccupare, a volte Dani è un po' strana. Un pochino. Il vento mi sembra troppo strano. E poi vi assicuro che queste pagine erano ben fissate dentro il mio diario segreto. Vabbè, non devo sempre dubitare delle persone. Ora metterò queste a posto in modo tale che nessuno le legga. Ragazzi, ragazzi, ho messo tutto a posto. Dani, sì, siamo felici che tu abbia messo tutto sì, a posto sì, 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 ma sì, magari sì. Qualche pagina dovresti conservarla. Perché in bagno sai com'è? Caccona! Caccona? Perché caccona? Lisa, è stata un'ottima idea. Iniziamo a chiamare Dani caccona. Sì, quel segreto era troppo divertente. Dai, non ti offendere comunque. Cacco! Il diario segreto si chiama segreto per una ragione. Non deve essere letto da nessuno. E sapete cosa vi dico? Non ci si comporta così.
Vado io a parlare con Dani. Ha sicuramente capito male le tue intenzioni. Non ti preoccupare, Lisa. Grazie. Stupida Dani. Che cosa hai detto, Lisa? Lisa o gasata? Gasata. Che c'è, Robby? Ci ho parlato con Lisa. Quindi? E quindi stai sbagliando approccio. Allora, Lisa è una nuova amica che sta provando a farsi degli amici. Cioè, noi non la conosciamo molto bene e quindi ha provato a fare qualcosa di simpatico, come chiamarti Caccona. Non pensava di offenderti. Ma come, Robby? Caccona non è un nome divertente per me. Sì, ma anche voi ogni volta mi chiamate Fifone, Scemo, Babbeo e tutte queste cose. Ma io non mi offendo, perché so che voi siete sempre miei amici e tutti quanti ridono, a me fa piacere. Va bene, Robby, forse sto sbagliando con lei. Proverò a farci amicizia. Ah, fidati, Dani. Lisa non è una bulla. Ti vuole sicuramente bene e farà di tutto per essere tua amica. Ah, ok, allora andiamo da lei, Robby. Sì. Oh, sta arrivando Dani. Lisa, ho capito che volevi provare ad essere una mia amica, quindi sono una caccona! Caccona! Sì, ma se lo dici tu non è divertente. Stavo scherzando! Dani, devi capirla, Lisa è fatta un po' così, un po' imprevedibile. Dai, adesso siediti anche tu con noi, così chiacchieriamo. Ecco qua, magari ci puoi raccontare qualche altro tuo segreto senza che li leggiamo dal tuo diario. Ovvio. Non sei simpatico, Robby. Quelli rimarranno per sempre segreti. Ti sei fatta male per caso, Dani? Aia, che botta! Lisa, sei stata tu! Mi hai levato lo sgabello! Di nuovo ad accusare Lisa! Dani, dai, smettila! Era qui Lisa davanti a noi! Io non farei mai del male a te, Dani. Mi stai tanto simpatica, sai? Ah, sì? E allora come ha fatto lo sgabello a muoversi? Tu non me la racconti giusta. Mi stai facendo i dispetti da questa mattina. Ai, ai, ai. No, no, non è vero. Queste sono delle accuse molto brutte, sai, Dani? Basta, te lo dico! Non possiamo perdere un'amica soltanto perché tu hai della testa che le persone ti devono fare i rispetti. Non sei al centro del mondo, non gliene interessa, non gli importa nulla a Lisa di te. Robby, ma perché mi stai accusando? Io ti sto dicendo che non sono pazza! Sono caduta perché qualcuno mi ha spostato la sedia! Ma perché dovrebbe farti dei dispetti? Lisa neanche ti conosce! Ti ha appena conosciuta e secondo te già ti odia! Davvero, da te non me lo sarei mai aspettato! Tu dovresti fidarti della tua fidanzata! Fai silenzio! Adesso devi usare la tecnica Robby! Vai lì da lei e chiedi di giocare tutti quanti assieme a qualcosa di particolare, divertente, tipo nascondino! Chiedi di giocare a nascondino e magari vi nascondete assieme! Sì, 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 così farete un'amicizia che nessuno potrà mai più rompere, ok? Che divertimento! Vai! Robby ha giusto tutto, anche le amicizie e non amicizie. Uffe, amici, ma io non voglio giocare a nascondino con Lisa. Vi prego, aiutatemi. Secondo voi dovrei fidarmi di Lisa oppure no? Commentate qui sotto. Vi andrebbe di giocare a qualcosa insieme? Ah, era ora, Dani, che facessimo un gioco tutti quanti insieme. Che bello, io adoro giocare con gli amici. Robby dice che sarebbe divertente giocare a nascondino. Sì, è bellissimo nascondino. Io adoro nascondino. Lo sapevo, il nascondino è il gioco perfetto per queste occasioni. Ok, Robby, allora conti tu. No, ma come, un attimo, un secondo. No, ragazzi, no, no. Mi dispiace, tocca a te. No! Robby, forse mi sono sbagliata. Ora farò amicizia con Lisa. Lisa, vieni con me. Non ci credo, anche questa volta devo contare. Ma almeno forse Dani farà amicizia con Lisa. Ok, 10, 9, 8, 7. Lisa, forse abbiamo iniziato con il piede sbagliato. Che ne dici di nasconderci insieme? Ok. Ma sbaglio? O mi ha risposto in maniera scocciata? No, aspetta, ho un'idea geniale.
5, 4, 3, 2, 1. Esco, pronti o no, io vi troverò. Oh, guardate amici, qui ci sono le nostre sedie di Natale. Quasi quasi mi ci siedo sopra una. Vediamo un po'. La tiro dietro. Ma le sedie quando le tiri fanno rumore di solito. Riproviamo. Ah, effettivamente ora fanno rumore queste sedie. Vediamo se è comoda allora. Wow, hai un sacco di trucchi. Oh sì, mi piace tantissimo truccarmi. Ma tutti i miei trucchi a terra? Oh no, sono caduti. Si vede che qualcuno li ha urtati, non lo so. Dovresti stare più attenta per i tuoi trucchi, Dani. Ma come devo fare più attenzione? Io ero proprio qui con te. Devi essere stata tu. Sì, le fatti cadere tu. Sapete, queste sedie sono in realtà fatte di un legno antico che scricchiolano quando ci si siede sopra. Questo scricchiolio è molto strano. Vediamo se mi reggono ancora. Rotto la sedia! Senti, sai che ti dico, ti va se proviamo a cercare quelle altre due? Dai, andiamo a cercarle insieme. Vai, go! Mi sa che non ti puoi più truccare così tanto per farti bella, Miss Perfettina. Non ci posso credere, sei stata tu allora! E nessuno dei tuoi amici ti potrà mai credere, neanche il tuo Robby. Lo sapevo, tu sei una vera bulla! Dove potrebbero essersi nascoste? Magari si sono nascoste dentro l'armadio! Dentro l'armadio? Due non ci entreranno. Ormai Dani ha così tanti cappotti e vestiti che manco si chiude più l'armadio, guarda! È vero. Figurati se si possono nascondere. Un altro posto? L'ho sempre saputo, è tutta colpa tua! Le sentite? Hai sentito, Robby? Hanno parlato e adesso noi le scopriremo! Esatto! 3, 2, 1... Vi abbiamo scoperto! Perché sei così cattiva con me, Dani? Io? Cattiva? Io con te non ci voglio più stare! Non ti preoccupare, Lisa. Noi sappiamo essere amici migliori di Dani. Andiamo, lasciamo Dani qui che a quanto pare ha il bagno molto in disordine e deve metterlo a posto. Avete visto, amici? Mi ha anche calpestato tutti i miei trucchi! Non ci posso credere, nessuno crede che lei sia davvero una bulla. Ma Dani riuscirà in questa missione. Dimostrerò a tutti che lei in realtà non è così buona. Anzi, è cattivissima ed è una bulla. Voi aiutatemi in questa missione. Iscrivetevi al canale di Dani e Robby. Ragazzi, sentite, che dite se facciamo un TikTok? E io allora vado a chiamare Dani. Non so se potrà venire. Deve sistemare tutto il bagno. Ah già, è vero. Vabbè dai, facciamolo noi. Ok, iniziamo noi, poi magari dopo lei ci raggiunge. Sicuramente. Dai ragazzi, balliamo la canzone dell'amicizia. No, ragazzi, possiamo fare di meglio, okay. La rifacciamo un'altra volta, dai. Non solo ho dovuto mettere a posto il bagno per colpa sua, adesso cerca anche di rubarmi gli amici con la nostra nuova canzone. Adesso basta, dimostrerò a tutti che Lisa è una vera bulla. Questa è uscita bene, possiamo pubblicarla. Sì, questa volta è uscita proprio benissimo. Amici, facciamo un selfie. Oh, sì, certo. No. Migliori amici. Ok, non c'è nessuno, è arrivato il mio momento. Lo nasconderò qui e riprenderò tutto quello che mi dirà Lisa. Così dimostrerò una volta per tutte che è una vera bulla. Shh. Lisa, vieni un attimo qui, devo dirti una cosa. Vieni. Si può sapere perché fai la bulla con me? Va bene. Ora che siamo sole te lo posso dire. Perché sei una Miss Perfettina che vuole essere sempre carina, ben truccata, ben vestita. Sono finte le persone così e a me non piacciono.
Sei sempre lì a sorridere. Ma perché sorridi sempre? Io odio quei sorrisi. Quindi non mi sopporti e stai ammettendo che sei una bulla? Sì. Perché non stai piangendo? Beh, perché ho ripreso tutto quanto. Quindi ora lo mostrerò a tutti quanti e sapranno che persona sei. Robby! Fede, venite qui! Che c'è, Dani? Che sta succedendo? Per caso Lisa ti ha bruciato i capelli adesso? Oppure ti ha mangiato tutta la Nutella? Oh, non è divertente! Qui con me ho un video che dimostrerà tutta la verità! E poi capirete che tipo di persona è veramente Lisa! Non lo so... Dani è un po' strana. Beh, senti, fagli vedere il video. Io tanto non ho nulla da nascondere. Ah, sì, certo. Ora che glielo farò vedere, voglio vedere se sarai ancora la buona amica Lisa. Guardate! E questo è il video che dobbiamo guardare, Dani? Sì, è questo, guardate. Si può sapere perché fai la bulla con me? Ma... che succede? Non mi sopporti e stai ammettendo che sei una bulla? Ma... c'è qualcosa che non va, ve lo assicuro! Ho ripreso tutto quanto, quindi ora lo mostrerò a tutti quanti e sapranno che persona sei. No, aspettate! C'è qualcosa che non va al mio cellulare, ve lo assicuro! Lei ha detto che è una vera bulla! Ma no, lei non ha detto niente. C'è solo un video di te che accusa in continuazione la povera Lisa, ti rendi conto? Esatto, con tutti pure questi segnali, queste cose. Cosa hai fatto al mio cellulare? Io nulla! Basta Dani, basta accusare Lisa, non ho fatto niente! Esatto, poverina, perché devi accusare la mia amica? E sai che ti dico? Non si riprendono di nascosto le persone con i telefoni, Dani! Sì, non è educazione! No, ma io volevo soltanto mostrarvi la verità, perché nessuno mi crede? Scusami Lisa, Dani di solito non si comporta così. Dai, andiamo via. Sì. Dani, sono molto deluso da te. Te l'ho detto non una, non due, ma tipo mille volte che dovevi essere amica di Lisa. Lei, poverina, non ha fatto niente e tu hai continuato sempre a dire che lei era una bulla. Povera Lisa. Oh, amici, Lisa è davvero una bulla, ma io non so come dimostrarlo a Fede e a Robby. Sono davvero triste, aiutatemi, dobbiamo fare qualcosa, scrivete nei commenti cosa posso fare.